Io sono veramente lieto di questa nomina perché conosco Don Corrado Lorefice. Abbiamo la stessa età, 53 anni, e siamo stati ordinati nello stesso anno, io a gennaio e lui a dicembre. Ci conosciamo dai tempi del seminario, sia pure negli incontri regionali, e poi conosco questo buon sacerdote, che proprio perché è un buon sacerdote, penso possa fare tanto bene alla nostra diocesi di Palermo. Tra l'altro, voi lo sapete, se andate indietro nella storia, il cardinale Pappalardo, quando venne a Palermo come arcivescovo, aveva appunto 53 anni. Quindi non c'è da farsi meraviglia, anzi noi auguriamo che il nuovo vescovo, trovando una comunità viva come quella di Palermo, possa proseguire il suo cammino. Io l'ho sentito ieri sera come Nicodemo di notte. Ci siamo sentiti per telefono, naturalmente la sua trepidazione, che l'ho messo anche nel messaggio che lui ha mandato, la sua sorpresa e la sua visione di sentirsi accompagnato da un episcopato. È una chiesa comune, è una chiesa che vive la comunione, è una chiesa che deve vivere nella e per la comunione, dove nessuno di noi è eroe. Nella misura in cui riceve collaborazione, il popolo di Dio cammina. Nella misura noi pensiamo che sono gli altri che devono fare, il popolo di Dio rimane fermo nelle sue problematiche. Prete, neanche un vescovo, quindi non col criterio dire è un vescovo, quindi è già una persona navigata in questo senso. Assolutamente, di dedicare un prete per questa diocesi e che sia totalmente per questa diocesi. La scelta è assolutamente confortata da alcuni criteri che sono legati al Concilio Vaticano II, che sono legati alla povertà, alla dimensione popolare della fede nei termini di dedicarsi al popolo santo di Dio. E questo è benissimo espresso dal discorso inaugurale che ha fatto già il nostro vescovo. Carmelo Torcivia, Don Carmelo Torcivia.